Roman Tolic, un gran fighter, un fighter russo che si allena a Rimini da Fabio Corelli, che è una garanzia. Fabio Corelli, direttore tecnico della Pro Fighting Rimini, vanta atleti del calibro di Bruno Franchi, Annalisa Bucci, a livello nazionale e internazionale li conosciamo tutti. Bruno Franchi ha combattuto a Octagon, Yokao, grandi eventi. Fabio Corelli, anche lui un fighter a 200 incontri, espertissimo. Combatte contro l'atleta locale Sabino Mansella. Sabino Mansella, campione italiano, Federazione Italiana Kickboxing, un grande atleta emergente, ha una voglia, una capacità, una tecnica sopraffina, allenato dal maestro Di Palma. È uno dei fighter top player della American Pitbull Gym. Sono proprio curioso di vedere questo incontro, sarà sicuramente un incontro spettacolare in virtù dei risultati conseguiti dal fighter Mansella e anche da Tolic. Hanno esperienza da vendere questi due fighter. Anche i loro coach sono a livello abbastanza alto, Fabio Corelli si presenta da solo, Roman Tolic è seguito anche, lo vediamo all'angolo rosso, da Graziano Lassandro, mentre Mansella effettivamente supportato dal suo coach Vincenzo Di Palma. L'arbitro adesso gli spiega i regolamenti, che one rules, 4 riprese senza protezioni. Sono validi pugni, calci dappertutto e anche ginocchiate. Partiti, fase di studio, si vede già la professionalità, non sono aggressivi da subito, devono fare 4 riprese. Grande destro saltato di Sabino Mansella, andato a segno, e mi sa che Tolic l'ha già sentito, anche se controbatte subito con un frontale alle costole. È sul gancio di Mansella, subito frontale di Tolic, frontale in faccia di Tolic, low kick di Mansella, wow! E Tolic è stato contrattaccato, anzi anticipato, da un high kick di Mansella su un low kick, subito giù Roman Tolic, deve coprirsi, e Mansella, finito il match, l'arbitro deve sospendere necessariamente. È troppo esperto Mansella, appena capito che Tolic poteva riprendersi per continuare, doveva fare 4 riprese, ha chiuso subito l'incontro. E mi piace troppo questo ragazzo, è un ragazzo che lavora la mattina, fa il carpentiere, piastrellista, il muratore, la sera si allena in palestra come un dannato, ha quella voglia di affermazione abbastanza alta, vuole arrivare a livelli alti, e si è visto, ha annientato Roman Tolic in maniera eccezionale. Questo è un grande incontro, peccato, volevamo vederle tutte e 4 le riprese, perché secondo me Roman Tolic è un atleta, l'ho già visto in azione a Rimini, è un atleta abbastanza completo, poteva essere un match combattuto, però purtroppo il nostro è uno sport di situazione, è andata così, vuol dire che la prossima volta ci sarà una rivincita tra i due sicuramente. Mansella questa volta ha chiuso subito il discorso, ha voluto sbrigarsi subito, gli è andata bene, ecco, diciamo così. Infatti vince Mansella, non c'è discussione, vince per KO dopo pochi secondi. Sabino Mansella, 24 incontri, di cui più di 10, più della metà, vinti per KO, è un gran fighter, ha una potenza devastante, abbastanza completo. Ecco col maestro Di Palma, farsi la foto. Riproporrei l'applauso per i due atleti.
Caruso. De nuevo aquí Rodríguez Patín. Parrucchieri. Carlo Matera. Tina Calcante. Daniela Scarcelli. Licia Piccolo. Trucco e Parrucco, applausi! Licia Piccolo! Il Trucco! Sabrina Pinto! Valentina Di Bari! Nadia Sinisi! Teresa Simone! Giovanna Cannone! Le modelle
ha sfilato per voi Total Look. V&V Milano calzature, tutte le calzature della sfilata sono di V&V. Isma Paki, un fighter che conosciamo, della Pro Fighting Mantova, allenato dal maestro Milani, un gran maestro, e anche Isma Paki, un gran fighter. Purtroppo questa sera incontra un altro gran fighter, combatterà a Lecce contro Fabio Siciliani, nel gala La Notte dei Gladiatori, dove combatterà anche Sabino Mansella contro Eros Rollo. È un grande evento. Eccolo Damuri. Damuri combatterà anche al Gloria a Roma, il grande torneo dove ci sarà anche Giorgio Petrosian, Robin Van Rosmalen, Kiria, personaggi a livello internazionale, il maestro Lassandro. È un maestro che comunque riesce ad organizzare grandi eventi e ad inserire i suoi atleti automaticamente in grandi eventi, come anche Fabio Corelli all'Angolo Rosso, che sta seguendo Isma Paki. Non è suo allievo, ma è molto amico del maestro Milani. La Pro Fighting è tutta una famiglia. Loro si interscambiano anche gli atleti. Un grande Fabio Corelli. Vedremo un po' questo match. Questo è un match, volevo ricordare, non di K1 ma di Muay Thai. Un match di Muay Thai senza gomitate. Hanno tolto i gomiti in virtù di una serie di situazioni, anche perché Isma Paki, essendo un fighter più che altro di K1, soffrirebbe molto i gomiti di Damuri, che è abbastanza esperto nelle gomitate. Ma il match di Muay Thai, il clinch vale tutto. Vedremo un po' se Isma Paki riuscirà nell'intento di sconfiggere Giuseppe Damuri, cosa difficile in virtù sia per l'altezza di Giuseppe e anche delle sue capacità tecniche, perché effettivamente nel Muay Thai è veramente esperto. Lo ripeto, combatterà contro Fabio Siciliani alla Notte dei Gladiatori, che è comunque pluricampione mondiale di Muay Thai, in più contro Riccardo Lecca di Roma, al Glory 4 Series. Ricordo l'appuntamento il 3 novembre a Roma, al Palaottomatica, il Glory 4 Series. Ci sarà anche Giuseppe Damuri, l'unico pugliese a partecipare ad un evento del genere. Quindi, infatti, Damuri parte subito con un sinistro e un high kick. Ecco qua la ginocchiata. Devi uscire dal clinch, Paki, perché se si fossilizza nel clinch, Damuri è esperto, è la sua disciplina, può fargli male. Deve lavorare più di braccia, secondo me, Isma Paki, in questo incontro. Cercare di, ancora Damuri, lo sposta, è più potente. Una serie di ganci, una ginocchiata e di nuovo in clinch. Ecco, questo è quello che Paki non deve fare con Giuseppe Damuri. Rischierebbe tutte le volte. Deve lavorare di scherma, incrociarlo, andare sotto, muoversi di più, essere un po' più mobile. Perché se Damuri lo prende in clinch, sono problemi. Ecco, un gancio a vuoto di Damuri. Anche perché Damuri è più alto ed essendo più alto sfrutta le sue leve lunghe. Damuri ancora in clinch e da là Isma Paki non esce Isma Paki. Ecco la famosa presa farfalla da cui è difficile uscire. Ecco qua. Isma Paki avrà preso una testata sicuramente, essendo più basso.
cerca di tenerlo a distanza. Ismapaki invece dovrebbe accorciare, ecco, da Muri con un sinistro-destro accorcia, poi inclincia, ginocchiata ancora. Non riesce ad uscire dal clinch, Ismapaki invece dovrebbe fare un altro tipo di lavoro, secondo me sta subendo troppo. Ancora che subisce l'iniziativa di Damuri, adesso ha preso una ginocchiata in testa. Troppo statico, non può affrontare il match con Giuseppe Damuri, a mio parere, a questa maniera, dovrebbe muoversi di più. Ha preso una ginocchiata sull'arcata sopraccigliare, può continuare agli occhi dell'arbitro. Ancora middle, frontale, diretto sinistro di Damuri, presa farfalla, serie di ginocchia, ecco qua, l'ha piegato. Nel clinch è troppo esperto Damuri, dovrebbe uscire Paki, dovrebbe lavorare più di scherma, fare il lavoro che più sa fare, non fossilizzarsi ad accorciare la distanza e a rimanere sul posto, altrimenti Damuri lo demolisce, lo sta demolendo, ecco ancora una ginocchiata in faccia. Ricordiamo che nel Muay Thai le ginocchiate dietro la spalla valgono. Deve uscire Ismapaki, deve uscire da là e schermare più con la box. Fine della prima ripresa, ricordiamo è sulle 3 riprese questo incontro, ma non c'è stata storia già dall'inizio. Giuseppe Damuri, a mio parere, è superiore, lo ha dimostrato. È difficile che riesca a farsi sfuggire questo incontro. Ismapaki deve ragionare di più, deve fare di più, deve boxare di più e uscire, ecco, effettuare la terza fase dell'azione, quella dell'uscita, è un po' quello che manca. Sicuramente Fabio Corelli, che ha esperienza da vendere, ha 200 match all'attivo, gli starà dando dei consigli giusti. Vediamo come si metterà la seconda ripresa. Fuori secondi. Ecco qua, un po' più attivo Ismapaki, però di nuovo all'angolo. Deve uscire dall'angolo, è stato di nuovo afferrato da Damuri, da quel clinch non esci, devi girare, ancora Damuri sta demolendo l'avversario, continua a fare lo stesso lavoro della prima ripresa. Dovrebbe colpire e andarsene Ismapaki, non può accettare lo scambio, il clinch con Damuri, lo ripeto, Damuri è un fighter esperto in Muay Thai. Ancora, ecco, una serie di pugni dritti e poi ancora clinch e ginocchia. Ancora ginocchiate, sta demolendo Ismapaki non riesce ad uscire. Adesso diciamo che Damuri ha tirato un colpo sicuramente agonistico, ma scorretto, nel senso che comunque le gomitate non erano previste. Lui è un atleta che è abituato ai gomiti, a tirar gomitate, si è visto nel gancio, si è fatto prendere un po' dall'agonismo. Anche in virtù di questo l'arbitro ha lasciato correre, perché comunque l'ha controllata nella fase finale. Ma nonostante tutto, a prescindere da questo, Ismapaki deve lavorare in maniera diversa. Bravo, deve uscire, visto? Però resta sempre intrappolato nella morsa di Damuri, quel clinch micidiale. Dovrebbe sfuggire di più. Cerca di entrare Paki, ma è sempre intrappolato in quella morsa di clinch. Da là non esci. Ancora una serie di diretti, clinch, ginocchiata, questa volta perfetta di Damuri al fegato.
Ancora, Isma Paci, secondo me, non può vincere questo incontro così, in effetti sta sbagliando strategia di combattimento, a mio parere. Fabio Corelli sicuramente gli starà dicendo di girare, di uscire, ma effettivamente quando si sta sul ring è tutta un'altra storia, perché comunque da fuori i consigli si possono anche dare, ma alla fine sul ring ci sei tu, cioè c'è l'atleta, non il coach, quindi molte volte molti consigli lasciano il tempo. Ecco qua da Muri ancora con un diretto destro, clinch, lo sta demolendo dalla prima all'ultimo secondo. Va bene l'ingresso di Paki, ma poi ecco ancora giù Isma Paki. Il clinch stanca molto, molto stanchevole. Se lo intraprendi poi con un atleta che lo sa fare come Giuseppe Damuri, ti demolisce, non riesci più a stare in piedi. C'è bisogno di un allenamento particolare. Graziano Lassandro, essendo un maestro di Muay Thai, sicuramente ha allenato bene il suo atleta. Ecco Damuri che incita il pubblico. Incita il pubblico, sa di star vincendo, di essere in vantaggio. Sicuramente siamo alla fine del match perché non mi sembra in grado di poter continuare Isma Paki. Anzi, no, l'arbitro li fa continuare subito Damuri all'azione. Una serie di incroci. Dove sbaglia Paki? Incrocia bene, sì, boxa bene, ma poi resta sul posto. Damuri riesce ad afferrarlo. Ecco il maestro Graziano Lassandro. Gli dà i suoi consigli, anche se effettivamente sta intraprendendo la strada giusta da Muri, sa quello che deve fare, colpi semplici, colpi dritti, perché effettivamente essendo più alto sfrutta le sue leve, poi entra in clinch come una piovra, una volta che lo prende Isma non riesce ad uscire. Quindi le possibilità, secondo me, dell'atleta mantovano sono minime se continua ad intraprendere questo tipo di strategia. Secondo me dovrebbe colpire con due o tre colpi un calcio e poi girare, uscire, sfuggire. Ma se si fa acchiappare, le sue possibilità, secondo me, sono minime. La seconda ripresa è assolutamente in vantaggio di Damuri, come anche la prima. Vedremo l'ultima ripresa se Paki possa inventarsi qualcosa. Ancora mid, abbastanza potente di Damuri. Paki, da là devi andare via. Ecco, ginocchiata saltata di Damuri. Da una distanza notevole, ancora clinch. Su questo clinch è difficile uscirsene, non c'è storia. Prova con la box, ma poi resta sul posto e quando resti sul posto e Damuri ti acchiappa, diventa difficile per qualsiasi atleta poter uscire perché comunque, lo ribadiamo, è campione italiano di Muay Thai, professionistico, i gomiti della Federazione Italiana Kickboxing, quindi un gran fighter, ha combattuto a livello internazionale. Pugno girato di Isma Paki, ci ha provato quel colpo dal cilindro, non gli è riuscito. Damuri ancora con colpi dritti e poi clinch. La sua strategia vincente di Damuri è quella e non la cambia perché ha capito che così può portare a casa il match senza problemi e continua a percorrere quella strada. Ecco qua un low kick di Damuri. Isma è andato giù. Credo
che si sia slogato un ginocchio, a dire la verità. Perché ho visto ginocchio, e infatti, ecco qua, il match è finito. Non è stata tanta la potenza dello kick, quanto il ginocchio, il piede era stato fisso a terra, si è smontato un ginocchio. È stato sfortunato Paki, anche se effettivamente con un atleta del genere non aveva possibilità. Damuri festeggia, le ha vinte tutte e tre le riprese a prescindere di questo episodio. Ecco qua la foto con Graziano Lasandro. Volevo ricordarvi i prossimi appuntamenti per qualche atleta. Sabino Mansella combatterà dell'American Pitbull Gym di Andria, combatterà alla Notte dei Gladiatori, un gran galà dove combatte Fabio Siciliani, lo stesso Giuseppe Damuri, Di Marco, allievo di Alfio Romanut della scuola dei fratelli Petrosian, Guglielmo Carata, ci sarà Gualtieri, Florenzo Pesare, un altro grandissimo atleta che io stimo molto, mi piace troppo, è campione italiano di pluricampione italiano di Muay Thai coi gomiti, un grande appuntamento. In più l'appuntamento il 3 novembre al Glory for Sirius, dove combatterà Damuri contro Riccardo Lecca, e dobbiamo essere presenti proprio per premiare, per tifare il nostro beniamino locale. Spero che vi sia piaciuta la trasmissione, spero che vi sia piaciuto il galà Kickboxing alla Moda. Questa è la seconda edizione e sicuramente il maestro Di Palma si sta già muovendo per organizzare la terza edizione di questo evento, che sta riscontrando sempre più successo. Grazie a tutti e un arrivederci. American Pitbull Gym Di Palma Vincenzo, maestro Federazione Italiana Kickboxing. Grazie ancora a tutti per aver partecipato, per aver supportato la manifestazione. Grazie anche al comune di Andria. Si ringraziano anche tutti gli sponsor. L'ultimo grande applauso, grazie a tutti. Senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
La Globcar vanta di un'esperienza ventennale nel campo dell'automobilismo per offrire ai propri clienti un servizio completo e affidabile. All'interno della nuova officina troverete tutto ciò che vi potrà servire per poter riparare la vostra auto in modo competitivo e tempestivo. Inoltre, da Globcar potrete usufruire del centro revisioni, installazione di impianti GPL, sostituzione di cristalli, montaggi di antifurto meccanici ed elettrici. Globcar, via Baresano da Trani 20, Andria, ampio parcheggio sorvegliato.